Buongiorno, ci occupiamo oggi dell'effetto Doppler, che è un effetto percepito quando delle sorgenti sonore sono in movimento verso di noi o viceversa, noi ci muoviamo con una certa velocità verso una sorgente sonora. Tipicamente la percezione è quella che la frequenza, cioè sostanzialmente il tipo di suono, cambi leggermente. Nell'avvicinamento e nell'allontanamento da una sorgente in qualsiasi tipo di moto relativo, quindi o con la sorgente in movimento o con il ricevente in movimento. Questo affievolirsi, diluirsi del suono nel caso dell'allontanamento coincide appunto con questo concetto di effetto Doppler. Prima di spiegare matematicamente questo effetto bisogna fare una puntualizzazione. Che cos'è un'onda? Si è detto che l'onda è una perturbazione dello spazio generata appunto da una certa immissione di potenza sonora da una sorgente e che si propaga appunto nello spazio con trasporto di energia ma non di materia. Un tipico esempio è quello delle onde marine, per le quali l'onda si propaga verso la spiaggia, ma in realtà è soltanto un moto, verticale dell'acqua, che quindi si può percepire quando qualcuno o qualche oggetto galleggia, per il fatto che vada soltanto su e giù e non vada verso la spiaggia, a meno che non ci sia appunto anche un discorso sovrapposto di corrente. Il fatto che non ci sia trasporto di energia, che non sia appunto l'energia semplicemente in termini di potenza per unità di tempo, e quindi non ci sia trasporto di masse, mi fa pensare che l'onda dunque non è un oggetto. L'onda infatti non è una massa che si sposta da un punto A a un punto B, bensì una perturbazione dello spazio, cioè una alterazione non permanente perché varia sia nello spazio che nel tempo in un dato punto, ma di sicuro non porta nessuna massa. Non essendo dunque un oggetto, non risponde alla cinematica che parte da Galileo Galilei. Galileo Galilei, infatti, fu il primo a capire che quando si lancia un oggetto da un carretto fermo, allora questo oggetto farà una certa strada. Ma se la stessa persona lancia questo oggetto da un carretto in movimento, questo oggetto a pari massa e a pari persona farà più strada. Ovviamente stiamo parlando degli albori del concetto di velocità relativa, cioè vale a dire la velocità della palla non sarà soltanto quella impressa dalla persona che lancia, ma avrà in aggiunta anche la velocità del carretto. Ecco, tutto questo per le onde non esiste, non vale. Proprio perché l'onda non è un oggetto, non ha una massa. L'onda è semplicemente una caratterizzazione in termini di pressione, nel caso delle onde sonore, onde meccaniche, del luogo, dello spazio, caratterizzabile nel tempo, dunque nello spazio. Se dunque noi lanciamo un sassolino in uno stagno, si genererà un fronte d'onda che noi siamo abituati ad osservare, ma dobbiamo capire bene la natura di questo fronte d'onda. La perturbazione avviene qui, dopodiché l'onda quando parte si dimentica di chi l'ha generata e la generazione avviene come un moto che ha generato un'oscillazione poiché era verticale, quindi ha creato di fatto un'oscillazione in verticale dell'acqua. Con la velocità di propagazione, questa oscillazione si è spiegata
spinta verso destra e verso sinistra, ma in realtà si tratta sempre di un andare su e giù. Dunque, se qui ci fosse un galleggiante appartenente ad una lenza che viene da una canna da pesca, per esempio, quindi un oggetto abbastanza libero sul pelo dell'acqua, ovviamente questo oggetto comincerebbe ad andare su e giù allo stesso modo delle prime ondine vicine al sassolino. Il sassolino ormai è precipitato, ma più o meno l'andare su e giù corrisponde con il suo moto, che è trasversale rispetto alla propagazione. Se al posto del sassolino mettessimo una barchetta, noi potremmo avere onde analoghe a quelle del sassolino soltanto per poco tempo. Anche con il sassolino, diciamo, l'effetto dura poco tempo, ma il concetto è chi genera l'onda, il fatto che la barca abbia mosso dell'acqua verso il basso, quindi non per un fatto di spostamento, bensì per un fatto di schiacciamento. E quindi il moto che ci interessa studiare è sempre quello trasversale in questo caso. Ora, se la barchetta iniziasse a muoversi con una velocità in questa direzione, la generazione successiva di onde non risponderebbe, abbiamo detto, al modello cinematico del lancio del grave dal carretto, perché l'onda non è un oggetto, bensì una perturbazione. Quello che voglio dire è che in una posizione successiva la barchetta genera l'onda non per il fatto che stia andando avanti, ma bensì per il fatto che stia schiacciando l'acqua adesso in una nuova posizione qui. Questo vuol dire che l'onda che la barchetta genererà quando si troverà in questo punto, cioè un punto successivo a quello di partenza, non sarà più veloce dell'onda generata qui. Semplicemente sarà stata generata in un punto a destra di quello di partenza, ma non con una velocità maggiore, perché l'onda non è un oggetto. Alla domanda se il galleggiante percepisce il fatto che la barchetta si stia muovendo verso di lui, la risposta non può essere no in base a quanto appena detto sulla differenza tra un oggetto lanciato da un carretto e questa situazione. Questo perché quando la barchetta si troverà in questo punto, genererà un nuovo fronte d'onda che ci metterà sostanzialmente meno tempo ad arrivare qui, non perché sia più veloce, ma perché verrà generato più vicino. E cioè, il primo fronte d'onda generato dalla barchetta quando si troverà in questa posizione dovrà fare meno strada per raggiungere il galleggiante. E questo vorrà dire che il galleggiante percepirà due segnali ravvicinati rispetto a quanto non facesse quando la barca non si muoveva. Adesso possiamo passare al classico esempio dell'autoambulanza che con la sua sirena perturba con onde sonore lo spazio circostante. Che cosa succede per un istante di tempo congelato? Cioè, noi stiamo scattando sostanzialmente una fotografia, un'istantanea dello spazio, ammesso che riusciamo a identificare i fronti di alta pressione, perché questa è un'onda sonora. E che cos'è la lunghezza d'onda? La distanza in termini di spazio tra due punti analoghi. Immaginiamo che questi punti siano i fronti di alta pressione, quindi P elevata, P elevata, P elevata. Le valli, cioè i punti di minimo, non si segnano, saranno evidentemente a metà. A sorgente ferma noi vedremo dei fronti di alta pressione distribuiti simmetricamente rispetto al punto sorgente. Se invece
la nostra sorgente si muovesse, che cosa succederebbe? Che spostandosi in avanti genererebbe un fronte successivo al primo da una posizione di vantaggio. Quella posizione viene percepita dal ricevente come un anticipo nell'essere investito dal fronte successivo al primo. Per capire meglio, marchiamo i fronti d'onda con dei corrispondenti tempi in senso crescente. Questo è il primo perché già è passato e sta andando verso destra. Questo è il secondo, lo chiameremo T2. Questo è il terzo e lo chiameremo T3. Tutto questo succede a sorgente ferma. Se dunque T1 ha già sorpassato il mio ricevitore, T2 invece, che sarà stato generato quando la sirena si trovava un po' più verso destra, ha quindi questo vantaggio di qualche cosa in termini di distanza, per il quale arriverà prima all'osservatore rispetto a quanto non avesse fatto a sorgente ferma. Quindi il fatto che il fronte d'onda T2 arrivi prima al ricevitore non è dovuto ad una maggiore velocità, bensì al fatto che sia stato generato più avanti nello spazio. È più avanti nello spazio di quanto? Cioè di quanto la ruota posteriore, che magari diventa il nostro riferimento, si trova più avanti nella configurazione all'istante successivo, cioè alla T2 rispetto alla T1, quindi esattamente questa quantità. Se la nostra sorgente si muove con velocità V con S, dunque questa quantità sarà V con S per T, T generico tempo. Ma quant'è questo tempo? Per poter analizzare noi dei fronti di pressione omologhi, devono essere tutti di alta pressione, anche questi due, alta pressione, ma qual è il tempo che intercorre tra l'emissione di due fronti di alta pressione? Esattamente il periodo dell'onda. Dunque, così come il nostro camion si sarà spostato di V con S per T, V con S per T sarà esattamente la stessa quantità che costituisce il vantaggio del fronte T2 nel caso di sorgente mobile rispetto a sorgente ferma. Vale a dire che se prima lambda era una certa quantità, adesso la lambda primo, la distanza tra i due fronti di alta pressione, sarà più piccola perché il vantaggio V con S per T è appunto la decurtazione di lunghezza d'onda. Vale a dire che lambda primo, percepito come distanza tra due fronti d'onda dalla mia ricevente, è pari alla lunghezza d'onda originale meno questo vantaggio del fronte d'onda T2, che sarebbe V con S per T. Adesso introduciamo la frequenza percepita dalla ricevente. Essendo la distanza tra i due fronti d'onda per il ricevente pari a lambda primo, vale la relazione frequenza percepita dal ricevente per lambda primo uguale velocità del suono. Che cosa vuol dire? Vuol dire che comunque questa è un'onda sonora, anche se percepita con una frequenza diversa, deve valere la legge per la quale la velocità è data dalla frequenza per la lunghezza d'onda. Per intendere meglio questa espressione, bisogna ricordare che cosa è la frequenza. La frequenza è l'inverso del periodo e quindi lambda primo su t è uguale alla velocità del suono, cioè il suono percorre
una distanza lambda primo da qui a qui in un tempo t alla velocità v, che è un invariante delle onde sonore. Il concetto di invariante è molto importante perché viene introdotto in questo momento per le onde sonore, ma si riprenderà al momento di studiare le onde elettromagnetiche, perché allo stesso modo la velocità della luce è un invariante per le onde elettromagnetiche. Qui siamo nel suono, possiamo dire che la velocità del suono è sempre la stessa, perché non risponde alla cinematica del carretto. Per cui il rapporto tra lambda primo e il periodo dell'onda deve essere sempre pari alla velocità del suono. Vale la pena però specificare che questo t è il t specifico percepito dalla ricevente, per cui sarà un t con R, che sarebbe praticamente l'inverso della frequenza percepita dalla ricevente. Tornando alla formalizzazione che utilizza la frequenza, quindi avremo che frequenza percepita dal ricevente per lambda prima è uguale alla velocità del suono. Dunque isoliamo lambda primo e a questo punto possiamo eguagliare i due membri, poiché mi danno appunto entrambi lambda primo. Si può avere anche la V in funzione di F per lambda originari dell'onda sonora, e al denominatore mettiamo in evidenza pure lambda, rimarrà 1 meno V con S per T fratto lambda. Lambda e lambda si elidano, mentre invece per quanto riguarda il fattore T su lambda, ricordando che V è uguale a lambda su T, cioè il reciproco, otteniamo la formula F fratto 1 meno V con S su V, cioè la velocità del suono. Quindi la frequenza percepita dal ricevente è pari alla frequenza originale, cioè quella a sorgente ferma, divisa per un fattore adimensionale che è pari a 1 meno la frazione V con S su V. Questo vuol dire che è un denominatore inferiore a 1, in quanto V con S su V è maggiore di 0, per cui la frequenza percepita dalla ricevente sarà maggiore della frequenza originale della sorgente. Si noti che per piccolissimi rapporti V con S su V, questa quantità tende a 1 e quindi la ricevente ha una frequenza percepita sostanzialmente uguale a quella della sorgente. Viceversa, se la velocità della sorgente fosse elevata, per esempio la metà di quella del suono, parliamo quindi di 160 metri al secondo, allora in quel caso il termine V con S su V sarebbe pari a 0,5 e la frequenza percepita raddoppierebbe rispetto a quella della sorgente. Analizziamo adesso il caso in cui la sorgente si sta allontanando, cosa che succede dopo che la sorgente è passata dall'osservatore e si allontana nel verso appunto dell'allontanamento. Adesso analizziamo appunto un vettore velocità che va nel verso opposto e dunque tutto quanto studiato fino ad ora va ribaltato nel senso dell'allontanamento. Il secondo fronte d'onda sarà dunque in ritardo spazio di una quantità V con S per T, quindi ci sarà rispetto all'originale una dilatazione che mi porterà ad un fronte T2 che è distante dal fronte T1 di una quantità pari a lambda originale
più questo vi connesse per t. Ovviamente questo significa aggiungere qui un più perché è un aggravio sulla distanza tra i fronti di alta pressione e quindi questo ce lo porteremo anche qui e qui, cosicché la formula cambia soltanto per questo più anziché il meno. Adesso andiamo ad analizzare il caso in cui l'effetto si verifica per il moto della ricevente anziché della sorgente. Si potrebbe pensare, ma si tratta di un moto relativo, quindi la formula dovrebbe essere la stessa, anziché l'ambulanza che si sposta è il ricevente, quindi la formula è la stessa. Assolutamente no, proprio per quello che si è detto nella premessa. Non si tratta del moto del grave lanciato dal carretto, per cui andrebbe bene la formula della velocità relativa. L'onda invece è una perturbazione nello spazio la cui velocità è un'invariante e partendo proprio da questo presupposto si può capire questo tipo di effetto. Quando una ricevente è ferma, vale la teoria enunciata poc'anzi per quanto riguarda appunto la sorgente ferma. Se la sorgente ferma e la ricevente si muove, sostanzialmente bisogna separare i due effetti applicando il cosiddetto principio di sovrapposizione degli effetti. Il primo è quello di fronte in moto. Il secondo è quello di ricevente in moto. Quindi noi non dobbiamo fare altro che separare il numero di fronti d'onda provenienti dall'effetto 1 e quelli provenienti dall'effetto 2, poiché stiamo parlando di una percezione da parte della ricevente. La ricevente percepirà quindi n fronti per il fatto che c'è una sorgente che emette ed n primo fronti in più aggiuntivi per il fatto che si sta spostando. Quando la ricevente si sposta ad una velocità v con r, in un lasso di tempo t piccolo generico, avrà percorso uno spazio v con r per t piccolo. Ma quale t piccolo dobbiamo utilizzare? Un tempo particolare? Esattamente come prima, va utilizzato il periodo perché se vogliamo contare i fronti d'onda, dobbiamo contare da cresta a cresta o da ventre a ventre, quindi il punto deve essere. I due punti appunto dovranno essere omologhi e per averlo si deve essere consumato un ciclo intero nell'onda e si deve essere passato esattamente un periodo. Tuttavia, questo approccio è stato utile poco fa poiché si era partito dalle formule sulla lambda, mentre invece se noi volessimo utilizzare direttamente la frequenza aggiuntiva, allora partiamo dalla definizione di frequenza. Cos'è la frequenza? Quanti eventi nell'unità di tempo. Allora, sfruttiamo questa definizione e diciamo, ma se prendiamo un'unità di tempo unitaria, la frequenza corrisponderà esattamente con n'. Dunque, n' per lambda è uguale a v con r per 1. Cosa ci vuole dire questa formula? Ci dice che l'avanzamento nell'unità di tempo della mia ricevente può essere scritta in termini di n' fronti in più moltiplicati per la lunghezza d'onda, poiché la lunghezza d'onda è una distanza che può essere coperta per una frazione o un numero superiore all'unità, un numero reale n' volte la lunghezza d'onda originale è proprio pari a questo v con r per 1, quindi n' per lambda non è altro che lo spazio percorso dalla mia ricevente verso la sorgente scritto in termini di lunghezze d'onde. Quindi, per esempio, 1,5 lunghezze d'onda originali percorse dalla ricevente verso la sorgente in un secondo, oppure due, oppure
di meno a seconda di quello che è la velocità e la lunghezza d'onda dell'emettitore. Dunque, N' ha il significato di quante volte lambda nell'unità di tempo, quindi in termini di lunghezza d'onda originale, mi dice una frequenza. Dunque, N' di fatto è una frequenza che, se consideriamo il fatto che stiamo facendo una sovrapposizione di effetti, sarà dunque una frequenza aggiuntiva. Qui N' che chiamiamo come delta F in quanto frequenza aggiuntiva sarà esattamente da questa formula ricavabile pari a velocità della ricevente diviso la lunghezza d'onda originaria. Quindi la frequenza percepita dalla ricevente sarà dovuta all'effetto del fronte in moto con la frequenza F originale più l'effetto N' che mi dà una frequenza aggiuntiva pari a V con R fratto lambda. Se moltiplichiamo e dividiamo per F questo termine aggiuntivo, possiamo isolare lambda per F che è pari a V. E dunque adesso mettere in evidenza anche la F. E dunque otterremo questa formula in cui la frequenza percepita dal ricevitore sarà pari a quella originale per una parentesi che mi dà un numero adimensionale pari a 1 più V con R fratto V. Sarà chiaramente un numero maggiore di 1 fin tanto che qui ci sarà il più. E quale che sia la velocità della ricevente. Chiaramente sarà questa quantità funzione del rapporto V con R fratto V, come si è detto esattamente prima quando era la sorgente in moto. Qualora invece la ricevente si allontanasse dalla sorgente, si ribalterebbe il vettore spostamento V con R per T. Sempre preso unitario, mi darebbe un numero di fronti d'onda n' tale che n' lambda è uguale a v con r per 1 nell'unità di tempo. Ma questo n' sarebbe un delta f a diminuire, per cui in tutta la trattazione matematica cambierebbe questo segno che diventerebbe meno anziché più. Quindi in questo caso, chiaramente, questa parentesi mi darebbe dei valori inferiori all'unità, considerato che V con R indicato qui è il valore assoluto del vettore velocità, perché il fatto che abbia cambiato verso sta nella trattazione che mi ha reso il segno più un segno meno. Quindi chiaramente la FR sarà minore di F in ragione di questo numero adimensionale che dipende appunto sempre dal rapporto tra la velocità della ricevente e la velocità del suono che torniamo a dire essere assolutamente una invariante.